Marchio è la notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo insieme i titoli del nostro sommario. Arrestati dalla polizia i corrieri della droga, si tratta di tre nigeriani che trafficavano ovuli destinati alle piazze di Pesaro, Ancona e Macerata. Ancora incidenti sulle strade fanesi, coinvolte due cicliste di 65 e 83 anni, entrambe portate al pronto soccorso cittadino per ferite non gravi. Mobili vecchi, divani e persino alcuni pezzi di un motore, ecco come si presentava fino a poche ore fa via degli Abeti a Fano. Il direttore di Adriabus mantiene la promessa e accoglie la richiesta di un gruppo di residenti del quartiere Poderino che a Fano TV aveva lanciato un appello per il ripristino di alcune linee di collegamento con l'ospedale Santa Croce. Luca Serfilippi, candidato della Lega, presenta la sua candidatura alle prossime elezioni regionali, occhi puntati su sanità, lavoro, giovani e famiglia. La mensa della Caritas di Fano è aperta anche durante tutto il mese di agosto per aiutare le famiglie in difficoltà. A conclusione di questa esperienza, molto positiva, una serata di ringraziamento per i volontari. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. I carabinieri di Urbino hanno denunciato un 26enne del posto che domenica sera intorno alle 23 ha danneggiato lo sportello del bancomat della filiale della BCC di Canavaccio. Il giovane, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, ha colpito il monitor con pugni ed un tronchese. I militari della radiomobile, allertati da alcuni cittadini, una volta arrivati sul posto hanno trovato il 26enne a petto nudo e sanguinante alle mani mentre si stava allontanando per le vie limitrofe. Una volta fermato, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. Invece la polizia ha sgominato un presunto sodalizio criminale formato da persone originarie della Nigeria che trasportava cocaina ed eroina in ovuli per spacciarle nelle città di Pesaro, Ancona e Macerata. L'operazione denominata Body Packer, partita da un'inchiesta conclusa nel 2018, ha portato all'esecuzione di tre custodie cautelari in carcere, di sette divieti di dimora in province delle Marche. La procura ha disposto 23 perquisizioni locali e personali a carico degli indagati tra Pesaro, Ancona e Macerata e Vercelli. Numerosi gli episodi di cessione di eroina e cocaina accertati. Tra le tante segnalazioni che arrivano al nostro numero di telefono, siamo stati questa mattina a verificarne una in particolare. Si tratta di una discarica a cielo aperto in via degli Abeti. Mobili, vecchi divani, vestiti, giocattoli ed addirittura pezzi di motore. Tutte cose che potrebbero essere donate o riciclate, ma che invece sono ammassate qui, in via degli Abeti, in zona ex zuccherificio a Fano. Una discarica a cielo aperto che, da qualche giorno, ha attirato l'attenzione di abitanti e passanti. Per quanto mi riguarda è la prima volta che vedo questa cosa in questa via. In altri posti non è la prima volta che lo vedo. Qui è la prima volta. Una roba del genere qui non l'ho mai vista. Questa è roba abbastanza recente, questo qui. Questa è la prima volta che la vedo qui. Mentre invece dalle altre parti no. Per esempio la via che va giù anche qui, di fronte a dove era l'ex zuccherificio, anche lì. Buttano di tutto. L'inciviltà quindi non si ferma via degli Abeti. Anche tante altre zone di Fano, infatti, sono devastate dalla maleducazione delle persone. Il parco della Comet fa schifo, cioè che ci vanno tutti quelli che vanno a prendere da mangiare al McDonald's, poi vanno a mangiare lì e poi buttano tutto per terra. Avanzi, patatine, formiche, tutti, no? Una meraviglia proprio. Lungo il fiume ci sono dei sentieri, che io ci vado spesso col cane, e lì questa roba qui è normale. Oltretutto anche Eternit. Quale potrebbe essere, secondo lei, la soluzione a questo tipo di fenomeno? Penso che andrebbe fatto uno sforzo comune per insegnare alle altre persone a essere rispettosi dell'ambiente, anche perché ci vivono anche loro, in un certo senso. Quindi bisognerebbe investire non tanto sulla pena, ma sull'educazione, partendo dai bambini e spostandosi verso gli adulti, anche cercando di dare un pochino di aiuto alle persone che hanno alcune richieste particolari per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.
Ancora cronaca, due incidenti con feriti si sono verificati questa mattina a Fano. Il primo alle 8.45 ed ha visto coinvolte un'auto e una bicicletta. Un'anziana di 77 anni stava procedendo in via Primo Maggio a bordo di una Opel Agila quando nello svoltare a sinistra si è scontrata con una fanese di 65 anni in sella alla bicicletta che proveniva dal senso opposto. La ciclista, lievemente ferita, è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Il secondo incidente invece è accaduto poco dopo le 11. Un'auto furgonata condotta da una fanese di 46 anni proveniente da via Togliatti nello svoltare verso via 4 Novembre ha urtato una ciclista di 83 anni, anche lei del posto. La donna che nell'impatto è caduta a terra è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Pesaro e in entrambi i casi è intervenuta la polizia locale di Fano per i rilievi di legge. E c'è un'altra segnalazione che invece alla quale avevamo annodato un fazzoletto al dito ed è quella relativa ad un gruppo di donne del quartiere Poderino che ai nostri microfoni aveva chiesto ad Adriabus di ripristinare alcune linee degli autobus, quelle in particolare che portavano all'ospedale cittadino, il Santa Croce. Questa mattina è arrivata la bella notizia da parte del presidente di Adriabus che ha di fatto ripristinato le linee e quindi ha accettato, ascoltato le istanze di questi residenti. Ha mantenuto la promessa al direttore di Adriabus Massimo Benedetti che dopo aver ascoltato l'appello lanciato su Fano TV da un gruppo di anziane residenti nel quartiere Poderino si era preso l'impegno di valutare le linee attive e gli orari di passaggio degli autobus. Infatti negli ultimi mesi l'azienda aveva apportato delle modifiche alla programmazione e le signore ci avevano raccontato di impiegare circa un'ora per raggiungere l'ospedale e altre zone della città con non pochi disagi. Ci si arriva tardi perché bisogna prenderlo un'oretta prima per arrivare più o meno in tempo, ha capito? Ma non è una ragazza di 20 anni, quanto meno ne aveva 80, le gambe in fan, insomma ci vuole un po', no? Ci vuole. Allora lei capisce che è un po' scomodo, così è scomodo. Prima dell'emergenza sanitaria non era così. No. Erano due, al Pincio su, non erano proprio comodi, al mare, dappertutto. Dopo due tre quarti d'ora che giri un po' il pullman, vai al mare. Da mulletto. Dopo questa intervista andata in onda nel telegiornale del 15 luglio scorso, seguite da una dichiarazione del direttore generale, l'azienda ha valutato il problema e ad annunciare le buone notizie è proprio Benedetti. Ogni promessa è un debito, quindi il 14 settembre le signore che avevano richiesto una particolare e maggiore attenzione per il trasporto pubblico all'interno del quartiere troveranno una novità, che è quella che oltre ai servizi attualmente esistenti vedranno transitare anche una nuova linea lì, che è la 4, che va sia verso Carignano, quindi, ma anche naturalmente il collegamento di ritorno che li collegherà anche ad altri quartieri della città, quindi avranno sicuramente più possibilità di movimento e non avranno comunque il problema di fare un lungo tragitto a bordo per andare e ritornare da casa. Quale sarà la nuova linea? Si chiama la 4 quando va verso Carignano, la 3 quando va verso Caminate, quindi attraverseranno queste linee, attraversano in qualche modo anche la città, andranno al mare, insomma possono veramente utilizzarla con più, anche con più tranquillità e soprattutto con più possibilità di potersi muovere all'interno della città. Altre 19 persone sono risultate positive al coronavirus nelle Marche, 5 in provincia di Pesaro Urbino e 5 in quella di Ascoli Piceno, 4 nel Fermano, 2 nel Maceratese, altrettanti in provincia di Ancona e 1 fuori regione. Tra i casi ci sono 3 rientri da Albania, Grecia e Sardegna, contagiati rilevati con screening nel percorso sanitario e nell'ambiente di lavoro. Nelle ultime 24 ore i ricoveri sono passati da 17 a 16, ma c'è un secondo paziente ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale di Ancona. Inoltre continuano ad aumentare le persone positive in isolamento domiciliare, mentre cala il numero di isolati in casa per contatti con contagiati.
E in attesa di vedere posizionata la scultura a memoria delle vittime del Covid-19, ma anche di coloro che l'hanno combattuto, e quindi per ricordare i cosiddetti eroi, intanto registriamo una iniziativa che c'è stata nei giorni scorsi a beneficio appunto di coloro che in corsia hanno lottato contro il coronavirus. Per loro una, chiamiamola così, gita fuori porta in barca. Poi per il futuro. Spero sempre in toni molto. Non dimentichiamo quello che è successo e lo sforzo straordinario nei giorni di piena emergenza. Lavoratori straordinari hanno messo anima e corpo nell'affrontare un nemico invisibile che ha cambiato anche l'organizzazione sanitaria della città e dei nostri ospedali per diversi mesi. Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci intervenendo all'iniziativa E sarà buon vento, ideata per regalare una giornata di vela nel fine settimana ai sanitari che sono stati in prima linea contro il Covid. Una proposta sostenuta da Assonautica, skipper e armatori dell'associazione presieduta da Renato Morsiani si sono messi a disposizione per portare a bordo medici e infermieri timonieri per un giorno. Due giornate in tre sessioni, chiamiamole così, di uscita, e porteremo appunto fuori circa 60-70 medici e personale ospedaliero che ha aderito a questa iniziativa. E il nostro modo di dire grazie, come dicevo prima, perché per noi il mare è un qualche cosa che comunque unisce, quindi questo qui vorrebbe essere anche proprio la nostra idea di dire che attraverso il mare comunque diamo il nostro grazie a nostro modo al personale che comunque ha combattuto e che è stato anche duramente provato. Il Comune di Pesaro, che ha sposato l'iniziativa insieme alla Capitaneria di Porto e alla Croce Rossa, sta lavorando sul monumento dedicato alle vittime del coronavirus e agli eroi del San Salvatore. Sarà pronto nei prossimi mesi, fa sapere il primo cittadino, e verrà posizionato nei pressi dell'ospedale. Un'opera artistica per testimoniare stabilmente il ricordo e la riconoscenza agli angeli del Covid. Intanto agli operatori sanitari di Asor e Marche Nord è stata offerta la possibilità di trascorrere in spensieratezza una giornata in mare aperto. Pronti per uscire in mare, sperando anche che tutti i partecipanti imparino anche la vela e tornino numerosi insieme a noi nelle prossime, quelle che saranno le prossime, diciamo, organizzazioni di eventi che abbiamo già in mente di fare. E questa pandemia la ricorderemo anche per degli scatti fotografici, a volte anche dei semplici selfie che hanno fatto il giro del mondo. Alberto Giuliani però è un fotografo che è stato dichiarato fotografo dell'anno 2020. Le Prix delle fotografie de Paris, il premio fotografico tra i più prestigiosi in Europa che valorizza i talenti emergenti, ha premiato gli scatti realizzati dal fotografo pesarese ai medici e agli infermieri dell'unità di cura intensiva dell'ospedale San Salvatore alla fine dei loro turni in piena emergenza coronavirus. Complimenti per questo successo, ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ti saremo idealmente accanto a dicembre quando ritirerai il premio a Parigi. Un grande applauso da parte di tutta la città. E rimaniamo a Pesaro perché il Comune ha deciso di prorogare l'ordinanza che ha concesso agli esercenti la possibilità di ampliare l'occupazione degli spazi pubblici senza pagare la relativa tassa. I bar, i ristoranti e gli esercizi pubblici che ne avevano fatto richiesta per la stagione estiva potranno dunque decidere di mantenere gli stessi spazi anche per la stagione invernale. E adesso passiamo alla politica perché questa mattina ha presentato la sua candidatura e dunque anche il suo programma personale il candidato della Lega Luca Serfilippi. La capacità delle imprese soprattutto. Da giovane per i giovani, cambiare richiede coraggio. Con questo slogan il fanese Luca Serfilippi, 33 anni, responsabile commerciale nel settore metalmeccanico, ha presentato la sua candidatura per la Lega alle regionali del 20 e 21 settembre. Serfilippi, che con oltre 1000 voti è stato mister preferenze alle ultime elezioni comunali, ha scelto la zona del Pincio per elencare i suoi cavalli di battaglia. Dal piano sanitario alle politiche attive per il lavoro, dagli incentivi per
per giovani famiglie alle infrastrutture per portare le Marche ad essere competitive, consegnando ai giovani una terra di bellezze, di tradizioni, ma anche di enormi potenzialità, con servizi all'avanguardia e strutture efficienti, vicine e accessibili a tutti. Un piano sanitario completamente da riscrivere, dove dobbiamo assolutamente potenziare con più medici, più infermieri i nostri ospedali pubblici, dobbiamo riaprire gradualmente, perché nessuno qui avrà la bacchetta magica, gli ospedali chiusi, e far sì che i servizi arrivino a casa del cittadino e non il cittadino che sia costretto a fare 80-100 km. Questo è il primo tema. Il secondo è quello del lavoro. Da giovane noi vediamo tanti giovani purtroppo scappare all'estero o fuori regione, e il lavoro è strettamente collegato tra i giovani e le aziende, perché le nostre aziende sono intrappolate da una burocrazia ferma che non li fa investire. Noi dobbiamo creare le basi per far sì che i nostri giovani rimangano qua e anzi sia attrattiva verso i giovani degli altri territori. E in ultimo quello degli investimenti, quello delle infrastrutture, cioè noi abbiamo un gap infrastrutturale enorme, dalla Fano Grosseto, Fano Urbino, io propongo la ciclovia lungo il Metauro, ma qui abbiamo visto tanti politici, tante passerelle, ma pochi fatti. Ha deciso di fare una campagna elettorale un po' diversa dagli altri, senza avere una sede fissa ma mobile. Andando in mezzo alla gente. Questo è Luca Serfilippi e mi auguro che tanti cittadini voteranno Lega e scriveranno Serfilippi a fianco nella scheda elettorale. Presente alla conferenza stampa il candidato governatore Francesco Acquaroli, il commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti e l'onorevole Luca Rodolfo Paolini. Sono mancate le strategie per combattere lo spopolamento e la denatalità, ha precisato Acquaroli. Dobbiamo investire sui giovani, sulle start-up e sulle piccole e medie imprese affinché siano competitive e rimangano nei borghi dell'entroterra. Dobbiamo invertire la tendenza e puntare su innovazione e internazionalizzazione. Se noi non riusciamo a dare delle prospettive ai giovani, c'è una statistica che fa molto paura, stanno scappando di fatto dalla regione Marche. C'è questa statistica che dice che fra 10 anni avremo 100.000 abitanti in meno, presumibilmente sarebbero tra questi 100.000 molti i giovani che decidono, finiti i percorsi di studio, di andare a lavorare fuori. E noi dobbiamo mettere in campo una visione, un progetto amministrativo che possa dare risposte alle imprese, agli artigiani, ai commercianti, a tutte quelle che sono le nostre piccole e medie realtà che, abbandonate a se stesse, non riescono a superare questo momento di impasse. La Lega saprà fare la differenza, poi ha aggiunto l'onorevole Marchetti. Le Marche sono come una Ferrari con il freno a mano. Saremo in grado di dare quelle risposte che per 25 anni la sinistra non è stata capace di dare. Tra le azioni che la squadra porterà avanti rientrano gli aiuti per le giovani coppie con case popolari a canoni concordati e asili nido gratuiti. Noi come Lega abbiamo selezionato i migliori candidati in assoluto che c'erano nel territorio. Un ragazzo giovane preparato che saprà portare idee fresche e innovative per questo territorio e per questa provincia, sicuramente in regione, già dai prossimi 15 giorni. La Banca di Credito Cooperativo di Fano torna ad incontrare le famiglie e lo fa per dare il benvenuto a 145 nuovi nati con la consegna del bonus bebè del valore di 250 euro. L'evento Banca e Famiglia, che a giugno era stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria, si svolgerà sabato prossimo alla Villa del Balì, nel pieno rispetto delle distanze e delle norme anti-Covid. In programma le foto ricordo, un picnic, la visita guidata al museo e al planetario e la presentazione del nuovo corso per neogenitori. Dal 2010 ad oggi sono più di 1.300 le famiglie di soci e dipendenti della banca che hanno usufruito di questo contributo per un totale di oltre 325.000 euro. E si è conclusa l'iniziativa benefica denominata Mensa Sostegno, curata dalla Caritas Diocesana di Fano, che lo scorso 2 settembre ha organizzato una serata per ringraziare tutti i volontari che si sono adoperati per mandare avanti appunto questa mensa. All'iniziativa, la serata, era presente anche il vescovo di Fano, Trasarti. È sicuramente un'occasione. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato prestando il loro servizio alla Mensa Sostengo. È stato questo l'obiettivo della serata svoltasi mercoledì 2 settembre nel cortile del Centro Pastorale Diocesano, che ha visto l'intervento di alcuni volontari volto a sottolineare il valore e l'importanza a livello umano che questa iniziativa ha avuto nel suo periodo di attività durante tutto il mese di agosto. Un modo di fare mensa tutto nuovo che, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa di Fano e con il gruppo locale della Protezione Civile, ha permesso alle famiglie di mangiare il pasto in casa propria, in una condizione
situazione il più possibile normale. Presente alla serata anche il vescovo Armando Trasarti. Questo mese subentra la Caritas diocesana, che quest'anno che aveva una nota in più perché veniva a valle del coronavirus, del lockdown, e quindi è stato necessario da una parte dotarsi di tutti i sistemi di sicurezza che prevede la COR. Il lockdown inoltre ha colpito duramente, facendo sì che quest'anno, oltre agli storici utilizzatori della mensa di San Paterniano, a chiedere aiuto fossero anche le tante famiglie in difficoltà economiche e con necessità di sostegno alimentare. Mentre normalmente la mensa serve a 50-60 persone, qui siamo riusciti ad avere più di 147 pasti al giorno, e quindi un segno di una sofferenza di tante famiglie che soprattutto nella seconda parte del mese si trovano in difficoltà e lo si troveranno ancora di più a seguito delle perdite del posto di lavoro. I numeri ancora così li dobbiamo elaborare, però evidentemente ci dicono che questo fenomeno si è aggravato e si prolungherà anche dopo il mese di agosto, per cui sarà necessario intervenire con qualche altra iniziativa a supporto di queste persone che mancano anche dei beni primari. E tra pochi giorni al Lido di Fano prenderà il via il Brodetto Fest, l'evento dedicato al piatto simbolo della tradizione marinara locale. Il taglio del nastro è previsto per le ore 19 nel palco della Cavea. Ospite d'eccezione sarà l'onorevole Giuseppe Labbate, sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il programma proseguirà alle 20 con il cooking show del cuoco d'Italia Henry Lombardo al Pala Brodetto, mentre alle 21.30 si torna alla Cavea per il primo Brodetto Time, il talk show in cui storie, progetti e personaggi legati alla pesca, al cibo e alla tutela dell'ambiente avranno l'occasione di confrontarsi e raccontarsi al pubblico. Tutti i dettagli del programma lo troverete nel sito di occhioallanotizia.it. E noi ci fermiamo qui con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani mattina alle 7, come sempre puntuali, per la rassegna stampa. Arrivederci.